Bentornati in compagnia di Spunti e Spuntini. Adesso vi portiamo, diciamo così, sul Monte Sant'Egidio perché parliamo della scalata che è attesa per questa domenica, in questo fine settimana. Per parlare di tutto questo è collegato con noi Renato Menci. Benvenuto. Grazie, buonasera a tutti, anzi buongiorno ancora. Menci, presidente della Ronda Ghibellina, che organizza insieme ad altre realtà questa, diciamo così, rievocazione, possiamo definirla in questo modo? Sì, noi collaboriamo con il gruppo di Porta Romana, con i ciclisti castiglionesi, con la Polisportiva Montecchio, abbiamo unito, diciamo, le nostre forze per far rinascere questa rievocazione. È una gara che era nata nel 1974, per cui quando ancora non si sapeva cos'erano il trail, la corsa in montagna e tutto quanto, da un'idea di Adriano Menci, un amico con cui ho percorso un po' di tempo e un po' di strada insieme. Per cui era partita come un'idea, prima era la sua zona di allenamento personale, partiva da casa, dalla fabbrica, andava fino a cima a Sant'Egidio, ritornava per allenarsi per poi le gare che andava a fare. Poi l'ha aperta ai dipendenti interni, era una sfida goliardica per i lavoratori della Menci, quelli un po' più arditi, diciamo così. Poi l'ha cominciata ad aprire un po' a tutti e alla fine sono entrate le prime mountain bike, quando ancora le mountain bike erano dei cancelli con le ruote Intanto ecco, sostanzialmente. Poi stiamo riproponendo alcune immagini, fotografie d'epoca, ecco, che il vostro ufficio stampa ci ha fornito. sì, quelli sono gli anni eroici, diciamo così. E il boom fu quando cominciarono le sfide tra podista e ciclista, per cui a volte vinceva quello bravo con la mountain bike, a volte vinceva bravo il podista, per cui ci sono, negli annuari si susseguono le vittorie una volta dell'uno, una volta dell'altro. Poi ci sono dei periodi che per 2 o 3 anni ha vinto la mountain bike, ma per un paio d'anni ha vinto il podista, per cui sono andati avanti in questa maniera fino a che poi, diciamo, dal gruppo iniziale si è sostituito un altro gruppo, poi pian piano, diciamo, la manifestazione ha perso un po' di efficacia perché probabilmente andavano fatte delle scelte, come dire, un po' diverse, però a quei tempi era tutto molto eroico, per cui poteva nascere e finire nel giro di 10 anni. Ecco, E noi Menci, dall'anno scorso l'abbiamo ripresa. ecco, quest'anno la riproponete anche quest'anno, quindi domenica, come si svolgerà questa manifestazione? Quali sono le modalità di partecipazione e le specialità sportive che si potranno praticare? Allora, praticamente noi abbiamo ripreso tutto ciò che era storico, per cui la scalata tradizionale che partiva dall'abitato di Montecchio, e noi partiremo dal piazzale della chiesa di Montecchio, sfioreremo il castello, poi ci butteremo nei vecchi sentieri storici della scalata a Sant'Egidio. E come allora ci saranno le mountain bike e i podisti. A questi abbiamo aggiunto, visto che i tempi cambiano e per cui ci sono nuove mode e nuovi modi di andare, abbiamo aggiunto le e-bike, che però fanno, diciamo, una categoria per conto loro, e i camminatori che la vogliono fare a un ritmo molto più blando per arrivare in cima al Sant'Egidio. Dopodiché succederà il ristoro finale, come era fatto una volta col vino e la porchetta. Oggi ci sono le barrette, gli integratori, e una volta la porchetta era il miglior integratore che c'era e Quindi insieme al vino rosso. E anche, anche su questo aperto, dimmi. integrate tradizione e innovazione. Certo, è tutta salute, diciamo così. E poi abbiamo aggiunto a questo, per aumentare un po' il numero dei partecipanti, anche per, come dire, far vedere un po' meglio tutto il comprensorio, abbiamo messo l'anello dell'acuto, che è un trail vero e proprio lungo 26 km, che arriva sì fino in cima al Sant'Egidio, poi facendo un giro per le capanne, tutte quelle zone, quei burroni abbastanza impervi, ritorna al Castello di Montecchio dove c'è l'arrivo. E questo è l'anello dell'acuto, perché il Castello di Montecchio, Giovanni l'Acuto, per cui gli abbiamo, noi poi siamo ghibellini, insomma, gli abbiamo dato un po' di richiamo medievale che aumenta un po' lo spessore della manifestazione, il livello culturale, diciamo, Ecco, perché non e per siamo solo sudore e iscriversi, fango. ecco, per iscriversi basta presentarsi domenica mattina o c'è bisogno, ecco, di fare un Allora, percorso iscritto? le iscrizioni sono aperte online già da molto tempo, per cui chi vuole da casa online può fare le proprie iscrizioni. Le abbiamo prorogate fino all'ultimo minuto perché c'è la gente che ci chiedeva ma si può fare un po', perché noi dovevamo chiudere giovedì, poi ci sono state un po' di richieste, abbiamo detto va bene, allunghiamolo fino a sabato.
Poi al limite l'ultimo ritardatario del momento lo possiamo prendere anche lì la mattina stessa, non mentre partono ovviamente, però il giorno prima quando siamo giù a consegnare i pacchi gara pettorali, queste cose qui possono presentare e anche la mattina stessa della gara. A corollare di tutto questo c'è anche la manifestazione per i bambini, per cui loro hanno il loro anello intorno al castello di Montecchio e sono divisi in categorie, per cui poi le loro iscrizioni la fanno lì proprio nel posto. Ricevono un gadget così ricordo e speriamo che sia una giornata di sport un po' per tutti. Ecco, una curiosità, quant'è più o meno l'altezza del Monte Sant'Egidio? Perché poi ora vanno di moda molto anche queste sfide, appunto l'Everesting, quindi il riuscire a fare la stessa altezza dell'Everest più e più volte. Anche recentemente un ciclista, Aretino, ha Sì, lo so, provato in e ha linea anche. ottenuto. Ha ottenuto ecco, un record mondiale, ecco, voi vi state cimentando anche con questa possibilità. No, dunque, allora, il Sant'Egidio è poco più di 1.000 metri, la montagna più alta di zona insieme al Favalto, per cui sono montagne che da noi arrivano intorno ai 1.050-1.080 metri. Per la gara, siccome parte da Montecchio, per cui non parte a livello del mare, ha 800 metri di dislivello, per cui 9 km con 800 metri. Non è una gara estrema, ma è una gara impegnativa, perché ci sono delle salite importanti, specialmente nel finale. Quando si entra nel tagliafuoco vero e proprio ci sono dei muri al 40% che già chi va a piedi ha degli incontri ravvicinati, quello che va in bicicletta e se la carica sulle spalle le ha ancora di più, per cui nel finale diciamo c'è da essere contenti di arrivare in cima e bere un po' di vino e mangiarsi la porchetta. Ebbene, con questa immagine conviviale noi chiudiamo questo collegamento e ringraziamo davvero Renato Menci per averci spiegato tutti i particolari di questo bel ritorno della scalata al Sant'Egidio. I migliori auguri per la manifestazione di domenica. Grazie per essere stato con noi. Per Grazie a voi per l'invito e vi aspettiamo su. la porchetta. È anche per camminare prima un pochino. Grazie, grazie davvero. Noi Niente. ci prendiamo un attimo di pubblicità, torniamo sempre in diretta con Spunti e Spuntini.